Hai voglia di pizza, però non hai tempo per prepararla. Oggi ti propongo queste lingue di pizza che si preparano in 5 minuti, senza lievitazione, istantanee, buonissime, soffici e con il bordo croccante. Sono davvero irresistibili. Siete pronti? Cominciamo! Prendiamo una ciotola, mettiamo all'interno 500 g di farina 00, 250 g di acqua, 10 g di sale, 16 g di lievito istantaneo per torte salate, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Misceliamo tutti gli ingredienti con un cucchiaio. Poi rovesciamo l'impasto su una spianatoia aiutandoci con un po' di farina. Impastiamo per 5 minuti fino a ottenere un panetto liscio e morbido che non appiccica alle mani. Dividiamo il nostro impasto in 3 parti. E lo andiamo a stendere, dandogli una forma allungata. Nel frattempo vorrei invitarvi a iscrivervi al mio canale attivando tutte le notifiche sulla campanellina e se vi va lasciate un like a questo video e commentate. Ditemi qual è la vostra pizza preferita e la pizza più votata la preparerò la prossima settimana. Ok, adesso togliamo l'eccesso di farina in questo modo scuotendola un pochino e la andiamo ad adagiare su una teglia su cui ho messo un po' di olio. In questo modo la pizza verrà più saporita. Con questa ricetta otterrete 3 lingue di pizza che potete andare a condire come più vi piace. Prepariamo quindi il pomodoro con sale, olio e origano e lo versiamo sulla pizza. Un'alternativa all'origano è naturalmente il basilico. Usate quello che più vi piace. Un filo d'olio e inforniamo a 200 gradi, forno statico per 20 minuti, altezza metà del forno. Dopodiché possiamo aggiungere la nostra mozzarella o provola tritata, grattugiata dai fori larghi. Se vi piace mettete anche del prosciutto cotto o un altro salume di vostra scelta e andiamo a infornare nuovamente per 5 minuti, sempre a 200 gradi. In questo modo la provola si scioglierà e guardate che bellezza! Questa pizza è davvero squisita, sofficissima! Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se così commentate, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale, se vi va! Potete anche condividere questa ricetta con tutti i vostri amici cliccando sul pulsante condividi. Io vi mando un bacione e un abbraccio, vi auguro un bellissimo fine settimana e ci vediamo presto con una nuova video ricetta. Ciao a tutti!